Siamo alla Spezia e nel quartiere di Piazza Brin, quartiere un po' periferico, però un quartiere molto vivo. Diversamente Mobili è un laboratorio di falegnameria per avviamento professionale di ragazzi con disabilità. Nasce nel 2011, erano progetti finanziati dalla regione e in capo alla cooperativa Lindberg e Chills, e siamo partiti proprio da una cosa un po' sperimentale con attrezzature manuali, seghetti da traforo manuali, quindi cose molto 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 semplici, e siamo partiti un po' tutti con zero esperienza. Poi piano piano insieme con i ragazzi ci siamo specializzati e ora le attrezzature sono ben altre, ci sono seghe circolari, ci sono troncatrici, tutte attrezzature che i ragazzi nel corso degli anni hanno imparato a utilizzare. Ormai siamo abbastanza conosciuti, quindi comunque molta della gente del quartiere viene per farsi fare piccoli mobiletti, piccoli pezzi, e ogni tanto poi ci portano la focaccia, ci portano, insomma è un bel rapporto che si è sparato anche con col quartiere. E ci conoscono non tanto perché siamo un laboratorio di ragazzi con disabilità, ma per quello che facciamo. Stiamo facendo un telaio per fare dei tappeti. Abbiamo perso un anno a capire come fare, però guardando un po' in rete, poi alla fine abbiamo fatto questo modello. Ho ragionato insieme con la signora, che ovviamente mi spiegava come funzionava la tessitura, wow. E quindi mi ha fatto questo modello, ora stiamo realizzando, insomma. Diversamente Mobili lavorano 8 ragazzi e come educatore ci sono io e poi c'è Renzo Cozzani e Agnese Petrelli. Si lavora sull'abilità di ognuno di loro. Insieme con ragazzi abbiamo trovato il cosa fare, soprattutto la forza di volontà e la determinazione nel voler essere parte di un lavoro fa sì che comunque il ragazzo trova anche lui stesso il suo ruolo, la sua abilità. I vari componenti hanno un ruolo ben preciso all'interno della produzione degli oggetti di Diversamente Mobili, da chi fa la progettazione, a chi carteggia, a chi pittura, a chi taglia, a chi assembla, quindi è tutto fatto insieme. Il primo lavoro è stato l'allestimento della bottega dell'Eco Solidale, l'allestimento proprio di tutto il negozio, fatto con i pallet di recupero. Le persone che si sono rivolte a noi sono sempre state persone sempre più o enti sempre più anche importanti, dai privati che comunque sempre vengono a chiedere mobili, armadi, anche oggettistica piccola, al comune della Spezia che ci ha fatto fare l'allestimento di una piazza, oppure lo stesso comune ancora ci ha fatto fare l'allestimento di una sala espositiva del Museo Lia. L'ultimo lavoro fatto prima del Covid è stato per il settore qualità della Lamborghini. Il laboratorio si dedica anche a piccola falegnameria, diciamo così, collane, ciondoli, bracciali, fatti tutti con pezzi di recupero. Tutto quello che è lo scarto della falegnameria viene riutilizzato per fare l'oggettistica piccola. Io sono architetto e continuo a esercitare come architetto, con sempre un occhio di riguardo alla manualità, all'artigianato, soprattutto la voglia di dare un senso che non fosse solo, diciamo, economico al lavoro. I ragazzi che lavorano qua al laboratorio sono sicuramente stimolati dal lavoro e per il lavoro, nel senso che da quando siamo partiti a dove siamo arrivati in questo momento sicuramente è sintomo anche di quanto siano stimolati i ragazzi nel voler imparare, nel voler mettersi in gioco e soprattutto uscire fuori, perché uno degli aspetti fondamentali è la consegna dell'oggetto, nel senso che quello è un momento sempre un po' rituale, perché quando si esce fuori per andare a consegnare, quello è il momento più importante, anche per i ragazzi che sono in carrozzina, che hanno più difficoltà fisiche, pur di essere parte del laboratorio e con la loro caparbietà sono riusciti a trovare il loro ruolo. L'Italia che cambia è un'Italia dove non c'è solo il mercato, dove non c'è solo un ritorno prettamente finalizzato alla parte economica, che metta insieme anche l'aspetto più sociale, più legato alle persone che lavorano davvero. Quest'Italia.